Buongiorno a tutte, bentrovate. Sono Maura Cossutta, sono la presidente della Casa Internazionale delle Donne e vi voglio portare il saluto, ma soprattutto l'abbraccio affettuoso, affettuosissimo di tutte le donne, di tutte le associazioni della Casa. Noi vi conosciamo, vi abbiamo seguito, vi seguiamo, siamo con voi, siamo sempre state con voi, perché voi siete le nostre amiche, le nostre compagne, le nostre sorelle. Oggi in Europa, vicino a noi, c'è la guerra in Ucraina, una guerra sbagliata come tutte le guerre sono sbagliate. E vediamo nelle immagini l'orrore di questa guerra, bombardamenti, distruzione, morti e gli stupri. Le donne e la popolazione civile sono quelle, come al solito, sempre più colpite. Ma, abbiamo detto noi, c'è una grande ipocrisia nei paesi occidentali, nel nostro paese. Si parla di questa guerra, si denuncia l'orrore di questa guerra, ma si dimenticano tutte le altre guerre, quelle in Iraq, in Afghanistan, nello Yemen, nella Libia, nel Kosovo e quella che c'è in Palestina da una vita. Perché quello che voi state subendo, l'occupazione militare ed economica del governo israeliano, è una guerra continua che vi porta a delle condizioni di vita disumane. È un orrore come la guerra in Ucraina, ma contro questo orrore nessuno parla, neppure quando viene uccisa una giornalista palestinese, neppure quando al suo funerale i soldati attaccano i civili che cercano di portare l'ultimo saluto. Quindi tanta ipocrisia e noi oggi siamo contente di stare qui con voi, ci saranno le nostre compagne, ci saranno le compagne di tanti paesi, perché vogliamo essere a fianco a voi per farvi sapere la nostra solidarietà, ma anche perché questo incontro è molto importante, perché ci sarà uno scambio di differenze, anche delle nostre differenze. Voi, come nel vostro documento, avete parlato della difficoltà non soltanto dell'occupazione israeliana, ma anche dell'occupazione palestinese e dell'importanza di essere contro in modo aperto il capitalismo, questo sistema che provoca distruzione, povertà, disuguaglianze, e l'abbiamo visto soprattutto nel Covid, ma anche contro il patriarcato. Il patriarcato e anche il condizionamento della religione islamica sulle condizioni delle donne. Siamo contente quindi di essere qui perché vogliamo stare con voi, vogliamo discutere con voi delle nostre differenze, delle nostre similitudini, ma soprattutto bisogna portare avanti insieme delle battaglie comuni, delle proposte comuni. Io sono convinta che solo la rivoluzione delle donne contro il liberismo, contro il patriarcato, la rivoluzione di tutte le donne, di tutti i paesi, potrà cambiare questa società, questo mondo e le nostre vite. Tanti, tanti auguri e un abbraccio fortissimo.